Ragazzi, ben trovati su Food18 Italia. Siamo poche ore dal TOTS. Spero guardiate il video prima dell'uscita di TOTS, perché chiaramente dal momento in cui escono i TOTS potrebbero essere cambiate le cose. Vi ricordo che a partire dalle 19 di oggi cambieranno anche gli obiettivi settimanali, per cui qualora abbiate delle carte Man of the Match vanno vendute entro oggi, perché poi crolleranno perché non saranno più utili per gli obiettivi settimanali. E a proposito degli obiettivi settimanali, già che ci sono, ieri vi ho parlato delle carte UEFA Champions League Man of the Match che potrebbero essere richieste per il completamento degli obiettivi, fra cui vi ho consigliato l'acquisto di un paio di carte di Marega. Marega è già salito di prezzo, quindi valutate voi cosa fare, se venderlo o se tenerlo e valutare poi aspettare le 7 e vedere cosa succede. Chiaramente molti parlano di questi obiettivi settimanali. E molti parlano anche di carte Team of the Knockout Stage, Team of the Group Stage, qualsiasi carta tipologia di carta legata al mondo, diciamo, della UEFA Champions League. Mi sono preso qualche copia di Tadic scusate, in prestito all'asta 18K, che è il più economico del campionato olandese, quindi ibridabile con altri giocatori, eccetera, eccetera. E si può usare eventualmente per gli obiettivi settimanali. Però è chiaro che gli obiettivi settimanali sono, cioè c'è un mondo di carte ed è impossibile azzeccarci. Cioè, se ci azzeccassimo sarebbe proprio fortuna. Tant'è che, siccome tutti ne parlano, probabilmente non verranno richiesti queste tipologie di giocatori. Però tenere una o due copie non costa nulla, male che vada, perdiamo in tasse. Alla fine è un 86. Gli overall 86 attualmente costano almeno 18K, per cui meno di quello non può andare, perché comunque sia può essere sempre utilizzato nelle sfide creazione rosa. Avendo parlato un attimo dei giocatori più economici per overall, chiaramente, come vedete, i prezzi sono tutti, a parte 86-87 che stanno calando, anche 88 rispetto a quando è uscita, quando sono uscite tutte le icon più importanti. Una carta su cui mi piacerebbe fare investimenti, e che ho preso in due o tre copie circa, è Pareco. Fra l'altro qua vedete i Partey e i Vitolo rimasti da ieri dagli incontri principali, ormai ce li avevo all'asta, li tengo e niente, se no potete rivenderli, fa niente. È Pareco, e vi spiego il perché di Pareco. Pareco è uno di quei giocatori, se non il giocatore, che più viene utilizzato nelle sfide creazione rosa, quando ci sono requisiti superiori a 84-85. Perché? Semplicemente perché spagnolo, è uno dei pochi spagnoli del campionato spagnolo con questo overall, non ha mai raggiunto prezzi più bassi dei 21-22, come potete vedere. È sempre stato sopra i 22-23K, specialmente nell'ultimo periodo, da quando sono state rilasciate SBC, Icon, eventi, eccetera, eccetera. Quindi è l'unico su cui mi sentirei di dirvi: acquistate un paio di copie. Lasciate stare su Xbox, perché 27K sono tanti, ma 22,5, 23 si riesce a prendere. Due copie prendetele. Anche perché non vorrei fare investimenti prima dell'uscita dei TOTS, perché vorrei innanzitutto andare ad analizzare e capire come funzioneranno le sfide, come funzioneranno gli obiettivi settimanali, come funzionerà il rilascio delle sfide creazione rosa dedicati ai TOTS Moments. Perché, come avete visto, questo è il design delle carte, questo è il TOTS, quindi cioè il giocatore che esce nella squadra, nei pacchetti. Questa invece è la carta TOTS Moments, vale a dire è la carta che viene rilasciata molto probabilmente attraverso le sfide creazione rosa e, non so, gli obiettivi settimanali. Un po' come le carte Europa League Moments, UEFA Champions League Moments, Prime Moments, e chi più ne ha più ne metta. Per cui diciamo che preferisco temporeggiare e fare investimenti magari nei weekend, mentre ci sono Lightning Rounds, quindi le promozioni, i pacchetti promo, la gente spacchetta, i prezzi scendono, eccetera, eccetera. L'unico veramente è quello lì di cui vi ho parlato. Aggiungo un'altra cosa, andrei ad analizzare specialmente le SBC TOTS garantito. Perché, se vi ricordate, a partire dall'uscita dei TOTS, pochi giorni dopo, lo scorso anno, furono rilasciate le sfide TOTS garantito. Vale a dire, esce il Community TOTS, pochi giorni dopo l'uscita nei pacchetti del Community TOTS, esce la sfida TOTS garantito del Community. Alla stessa cosa è uscito con la Champions
come si chiama, la seconda divisione inglese, allo stesso modo che la Premier League, la Liga, eccetera, eccetera, e ogni campionato. Come vedete, il minimo comune denominatore di tutte le sfide era scambiare un tots per avere un tots. Quindi io dovevo scambiare un tots più una rosa di 83, 84, 81, a seconda della tipologia di tots che io andavo a fare, di cui andavo a fare la sfida. E quindi il tots era quello, era il requisito fondamentale. Per cui il mio primo obiettivo sarà sicuramente andare a comprare i tots più economici. Non so se del community, dipenderà dai prezzi, dovremo valutare nel momento in cui esce la squadra, o della seconda divisione inglese, che probabilmente verrà rilasciata contestualmente stasera o fra pochi giorni. Lo scopriremo stasera alle 19. Per cui state pronti, fate attenzione, vi invito a seguire il profilo Food Trading di Chat Italia per non perdere assolutamente tutti i consigli di compravendita. Apro anche una parentesi, carte UCL, overall 85, 87, 88, 86, che sono quelle che su cui probabilmente non abbiamo avuto profitto, o meglio, se avessimo venduto subito uscita la sfida, probabilmente avremmo avuto profitto. In caso contrario, no. Quello che faccio io semplicemente è continuare a listare, quindi a mettere in vendita a prezzo maggiorato in modo da andare pari con le tasse, le carte che ho ancora in club. Una copia la tengo anche in club semplicemente per non intasarmi la lista trasferimenti. Come vedete, ho ancora carte UCL. E una cosa che faccio è tenermi quella copia lì che ho in club, nel caso in cui ci dovessero essere talmente tante sfide creazione rosa che porteranno un rialzo di prezzo di carte 86, 87, 88, 89 che vengono utilizzate per le sfide creazione rosa. Perché? Semplicemente perché adesso, come vi ho spiegato, c'è stato un ribasso dei prezzi delle carte necessarie per l'SBC, ma durante gli eventi, a seconda delle tipologie di sfide che vengono rilasciate, il prezzo è altalenante, quindi magari una carta 88 che adesso trovo a 35k, fra una settimana magari esce l'SBC di un giocatore interessante, Eriksen, esce l'SBC di come è uscito David Luiz, eccetera, ha portato un rialzo di prezzi netto. In questo caso ci sarà un rialzo di prezzi contestualmente anche le carte UCL, perché attualmente hanno prezzo più o meno simile a quello che si utilizza nelle sfide. Per cui magari un Lloris 87, 37K88 ha un prezzo simile a Thiago 88 che viene utilizzato nonostante sia una carta UCL. Quindi verranno utilizzate nelle soluzioni delle sfide di creazione rosa. Quindi mi terrò anche questo discorso qua in club. Mentre vado a listare, a continuare a mettere in vendita a prezzo maggiorato per permettermi di andare a pari con le tasse, tutte le carte UCL doppie che ho in avanzo. Apro parentesi per chi ha un budget basso di investimenti. Allora, ve ne ho già parlato giorni fa e già dovreste averlo fatto. Qualora non l'abbiate fatto, siete ancora in tempo questo weekend. Ci saranno tantissime sfide che avranno requisiti differenti, che possono essere di overall, possono essere di nazionalità, di campionato, eccetera, eccetera. Lo scorso anno tutte le carte 81-82 più subirono un rialzo di prezzo a causa di queste sfide. Quindi il mio consiglio è quello di andare a coprire una carta per quei giocatori che hanno facile ibridabilità grazie a campionato o nazionalità, a partire dall'overall 81 a salire, possibilmente andando su prezzi di scarto. Quindi carte non rare sui 400 crediti, carte rare. Massimo 750-800 crediti a seconda della carta che acquistate. Principalmente, chiaramente, campionato italiano, spagnolo, inglese, francese, tedesco. Nazionalità, principalmente spagnolo è la migliore. Poi a seguire francese, inglese, brasiliano, italiano, belga, anche tedesco. Sapete tanto, no, quali sono le carte ibridabili? Sono quelle che vengono più utilizzate nelle sfide creazione rosa. Per cui, e queste vanno tenute in club, nel momento in cui vedete che la carta ha raddoppiato il suo prezzo, perché vi posso adesso assicurare una parola grande, però vi posso dire che al 99% saliranno di prezzo queste carte, perché saranno molto utilizzate nelle sfide creazione rosa, e oltretutto tutte le carte rare saliranno di prezzo anche perché dovrebbero uscire le League Upgrades, quindi sono quelle sfide dove tu scambi 11 carte rare,
che hai e ricevi un pacchetto che ti dà giocatori di un determinato campionato. Nel momento in cui ci sono le sfide dei campionati della Serie A, della Liga e della Premier, la gente compra un sacco di giocatori oro rari, qualsiasi overall, semplicemente perché vogliono completare quella sfida e provare a trovare un TOTS non scambiabile. Penso che abbia detto tutto. Nel momento in cui vi ricordo che nei weekend io sono reperibile solo attraverso Instagram, non su YouTube, per cui commentatemi nei post che faccio su Instagram, non scrivetemi un messaggio privato perché tanti direct non li uso perché è impensabile rispondere a tutti, per cui commentate e vi ricordo di partecipare al contest dove seguendo le pagine nostre ufficiali Food 18 Italia e la mia pagina di compravendita Food Trading 18 Italia potete tranquillamente partecipare al contest per vincere 2200 FIFA Points. Bene ragazzi, per questo è tutto, chiudo, buona Weekend League, buoni tots, ci vediamo stasera e sono curioso di vedere cosa ci faranno vedere questo weekend. Ciao ragazzi!